come mai avete scelto di spendervi per questa mensa? Come mai avete scelto di spendersi per questa mensa? Mi ha fatto piacere di farlo, sì. Intanto è da 2 anni e mezzo che lavoriamo alla mensa. E ora quest'anno stiamo riprendendo un po' più tardi perché c'è molto caldo e quindi la temperatura ci portava un po' a indugiare. Siamo contenti di riprendere, ma anche i bisognosi, se voi notate, sono felici di ritornare, sono già tutti presenti, ne abbiamo contati già stasera 38 o 39 e ancora qualcuno arriverà più tardi. Che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che siamo contenti di lavorare qua e continueremo con piacere, con gioia, perché è un lavoro che ci gratifica. Diciamo la realtà stessa, il bisogno delle persone che chiama ad essere vicine, ad essere attente, a soccorrerle, a dare aiuto nelle loro realtà e nei loro bisogni particolari. Quindi no. E poi è il Signore che ci fa capire che ogni persona è il nostro fratello e bisogna amarlo, bisogna andargli incontro, bisogna servirlo. Signora, cosa state preparando? Stiamo preparando delle fettine di pollo panato perché quelle che avevamo fatto sono state poche e quindi stiamo aumentando la quantità. Le altre le avevamo fatte nel forno e le ultime le stiamo facendo così velocemente in padella. Come mai lei ha deciso di dare il suo contributo a questa mensa? Ho saputo che c'era questa mensa, avevano bisogno di una mano e quindi una volta che l'ho saputo mi ha fatto piacere partecipare perché nel dare si riceve molto di più. La pasta invece com'è condita? La pasta è condita con il sugo e piselle, il parmigiano e il basilico. È bellissimo venire qua alla mensa perché siamo in famiglia, una famiglia che ci vogliamo bene, noi tutti volontari e ci vogliamo tanto bene, ci mancava. Tutto questo tempo che siamo stati chiusi, ora è il primo giorno e tutti fanno una festa là dentro, una festa, chiama, grida, fa, e insomma tutte, è bellissimo, l'amore è che lo dimostriamo a loro, che noi siamo tutti fratelli e sorelle, ci ho detto ora, tutti davanti a Dio siamo tutti fratelli e sorelle, non c'è distinzione. Da oggi riparte la mensa per i cittadini di Partinico. Sì, finalmente ricominciamo l'anno e quindi questa sera sono venuti abbastanza, sono 40 stasera, come primo giorno ci meravigliamo. Ci sono anche dei posti letto da quest'anno? Sì, da quest'anno, ancora però devono arrivare, i letti li devono consegnare, sì, perché capita qualche sera qualcuno che ha un problema o si trova di passaggio, lo ospiteremo qua in questa sopra, dove ci sono 3 stanze da letto, c'è il bagno, c'è la doccia e quindi anche quest'anno apriamo un nuovo servizio. Un nuovo servizio. La mensa è aperta tutti i giorni? Sì, dal lunedì al venerdì. Ogni sera un pasto caldo alle ore 18. C'è un pasto caldo per tutti. E cercando di regalare un sorriso a questi cittadini? Il sorriso c'è sempre, scherziamo con tutti, loro stanno bene tra di loro e noi stiamo bene con loro. Ci insegnano tanta cosa, insomma, a stare assieme. E le persone sono cambiate da così a così, proprio hanno ormai tra di loro c'è molta amicizia, da principio non c'era, c'era qualche lite, qualche cosa, ora invece no, ora riescono a convivere assieme, a stare assieme, a divertirsi, a parlare con noi, noi con loro ed è un divertimento. Da circa 2 anni è in funzione questa mensa per regalare un pasto caldo a tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Ti devo dire, guardi, già c'è tutto quello che lo dice qua la mensa, guarda, sono tutti contenti che vengano a mangiare, anche noi siamo contenti che loro sono felici che mangiano, che devo dire. Quante persone ci sono oggi? Sempre dai 40 ai 50, oggi è il primo giorno e ce n'è 42. È un'opera che continuerà anche negli altri anni? Ah sì, ha già il terzo anno quest'anno, spero che continui perché la provvidenza a Partinico non manca, le persone sono molto generose, quindi la mensa funziona grazie a loro che dobbiamo ringraziare a queste persone che offrono
spesso vivere. Un grazie secondo me è da dire a voi, soprattutto. Grazie, sì, a noi, ma grazie anche a Dio, perché lo facciamo per il Signore che ci illumina, e quindi ringraziamo il Signore, che la provvidenza non manca. Padre Salvia, da oggi parte la mensa della Caritas della Chiesa Madre di Partinico. Abbiamo dovuto chiudere per un certo periodo perché abbiamo ripulito, abbiamo ripulito i locali, abbiamo imbiancato, è giusto appunto che i locali vengano tenuti puliti e anche diciamo accoglienti, e ora si apre con grande gioia, soprattutto degli ospiti. Io stasera non so quanti siete. 40, 50, con i bambini, sono le famiglie presenti, soprattutto le famiglie del territorio, perché non bisogna avere quel pudore di dire io non vado a mangiare, se hai bisogno vieni, ci sono fratelli e sorelle che ti accolgono, c'è un cibo profumato, proprio profuma di cucina, c'è la gioia di incontrarsi e volersi bene. 50 volontari sono già al lavoro e stanno pensando a costruire dei posti letto. Allora, veramente qui sopra ci sono, c'è un salone, due stanze e una bella doccia, e allora stiamo arredando tre letti, perché due devono essere per gli ospiti occasionali e di passaggio, e l'altro per il volontario che deve restare qui per provvedere la colazione o il pranzo. Saranno arredati diciamo, con tutti i comfort, dal condizionatore al televisore, a tutto quello di cui hanno bisogno, perché la casa che ospita coloro che hanno bisogno deve essere accogliente come la nostra casa. Un raduno delle confraternite, tutte le confraternite e congregazioni del vicariato di Partinico si sono tassate per sostenere alcune spese. Togliendo le spese, noi ci siamo fatti portatori e abbiamo acquistato dei viveri per aiutare questa bellissima realtà che Padre Salvia insieme a tutti i volontari ha messo su. È una bellissima realtà nel territorio di Partinico, e sono convinto che le confraternite di Partinico debbano fare ancora più di quello che fino ad ora è stato fatto. Dobbiamo essere molto più presenti sul territorio e fare veramente delle grosse opere di carità e di misericordia. A nome della federazione voglio ringraziare tutte le confraternite del vicariato, che sarebbero Montelepre, Giardinello, Borgetto, Partinico e Trappeto, per il contributo dato, per le spese che avevamo per l'organizzazione di questa manifestazione che è stata fatta. È rimasto qualcosa, sicuramente non ci diranno niente che abbiamo fatto, perché loro già erano stati avvisati che, vedendo le difficoltà di Monsignore per mantenere questa struttura, ci siamo resi conto che qualcosa dovevamo fare. Come dice Papa Giovanni, Papa Francesco, dobbiamo dare aiuto a chi ne ha di bisogno. Allora, le confraternite sono nate proprio per questo, per dare aiuto a quelli che hanno bisogno. Cosa ne sembra di questa mensa? Guarda, non solo questa è una mensa per persone che vengono a mangiare, però soprattutto tutto il personale, specialmente Monsignor Salvia, danno conforto morale. Se tu hai un problema, che sei abbattuta, sei in crisi per tante cose in famiglia, tu trovi un'altra casa, un'altra famiglia, perché ti dà un conforto per continuare a vivere. Non solo a tutte le malattie, perché qua ci sono tanti malati, specialmente io, tanti malati ci sono. Loro ti aiutano moralmente e a continuare la vita. Non solo è una mensa per poter mangiare, perché lo fanno con tutto il cuore, il mangiare sempre hanno fatto, e io mi trovo così bene che non voglio smontare di qua, mi trovo bene, quando arriva l'orario è come il cagnolino, andiamo là, ora viene Monsignor e ci dà il conforto a tutti. Anche perché diamo qualcosa, soprattutto la pasta nei contenitori da portare a casa per le persone che non possono venire. Volevo approfittare per ringraziare tutti i 50 volontari, i bambini che vengono, perché stanno bene assieme. Non c'è il senso, diciamo, di fare e di dare, ma i bambini si trovano a casa, e qui i bambini si devono trovare a casa. Salutiamo Monsignor Arcivescovo, che ci segue con affetto e non fa mancare il suo appoggio alla nostra mensa.